Ragazzotti, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati qua su un nuovo video di Clash Royale. Occhio che in questi giorni si attiverà il sito ufficiale di Ciccio Gamer 89 per la vendita di carte collezionabili, Occhio. Raga, l'ultimo video l'avete visto. Se vi va di supportarmi, codici creatori Ciccio Gamer 89, andiamo direttamente a giocare. Sono un po' incastrato in questo limbo qua. Raga, mi raccomando, non vi dimenticate di commentare e di lasciare un bel pollicione in su, per cortesia, sempre se vi va, Quindi, deck un pochino più solido per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia conoscenza, per l'appunto, di questo deck. Le duchesse, raga, giocano tutti quanti con la duchessa, io compreso. Però almeno io ci giocavo dall'inizio con la duchessa, appena uscita. Mo' che la gente ha capito veramente il valore della duchessa, apriti cielo. Apriti cielo, apriti cielo. Apriti cielo. Pirotecnica l'andiamo comunque a togliere, perché non è una roba che mi sta bene. Miner non è così forte. Quello già comincia a essere un po' più forte, ma forse qualche dannino, dato che lo doveva tirare leggermente più a destra, me l'accollo. Allora, per il momento è tutto fantastico, tutto incredibile, tutto fantasmagorico, tranne quel pipistrellino. Ah, ok, allora, che ti devo dire? Ti ringrazio per l'avereno sulla centrale. Non è che non ti ringrazio. E quindi va bene. Quindi va bene, va bene, va bene. Che poi io mi preoccupo sempre di queste persone qua, perché non si sa mai quando dicono una cosa vera o no. Questo mi vuole fare la torre di sinistra, ragazzi. Questo è uno... sì, raga. Meglio che faccio così, questo mi fa la torre di sinistra. Occhio. Occhio, non si sa mai, Questo, vedi? Aveva quasi buttato giù la torre di sinistra. Stiamo attenti. Quindi vedete, con un deck un pochettino più solido contro una persona che sbaglia completamente a giocare, perché non è che io ero counter. Attenzione, lui ha proprio sbagliato a giocare, perché il pack andava sul gigante Royale e c'aveva pipistrellini, pirotecnica, macchina volante. Non so quanto alla lunga sarei riuscito a gestirla, Quindi né io né lui eravamo counter, secondo me. Secondo me. Perché tanto io devo andare di fireball sulla macchina volante. Lui aveva un bel pecca. Dipende, raga. Dipende. Andiamo avanti. Lapidina. Bella precisa. Buller, lo sapete che mi rompo i coglioni. Che me l'ha tirata adesso, mi va quasi bene. Buller a me non piace, perché non lo uso, ovviamente. Perché magari lo usassi, sarebbe anche una carta devastante, Provo a fare una roba che non si dovrebbe fare. In realtà riprende il mini pack, sì. Questo godo e mi accollo tutto. Proprio bello, bello, bello. Bellissimo, raga, com'è andata. Molto fortunato. Diciamo che a mio avviso lui mi fa un danno veramente incredibile. Veramente bello grosso mi fa lui, Cioè, ma il gigante è diventato più grosso? Cioè, esteticamente è diventato più grosso? Ci avete fatto caso? Secondo me è diventato più grosso. È diventato enorme. È diventato un mega galattico. Ok, non è una cosa così... Cioè, non è una roba così incredibile. Sì, mi fa dei danni. Va bene tutto. Lui ha il mini pecca. Allora, a sto punto, se vogliamo utilizzare un po'... peccato, raga. Guardate come si difende con facilità lui. Cioè, lui si difende con una facilità incredibile. E questo un po' mi rompe i coglioni su Clash Royale. Basta una carta che ti proteggi qualsiasi cosa. Ti proteggi... Cioè, lui praticamente mi sta massacrando con una carta. Crederci o non crederci è quello che sta succedendo.
Io comunque l'arciere me lo devo togliere. Devo fare molta più attenzione, ragazzi. Non sto riuscendo a giocare questo, eh. Cazzo, a saperlo. Ovviamente. Ti ricordo che lui ha tronco, eh. Non ha avuto bisogno della tronco. Questo mi fa molto piacere. Raga, sto veramente... mi sto inventando le peggio cose, ragazzi. Ma vedete, è troppo forte. Cioè, guardate quanto è forte quel coso. Cioè, praticamente è un winnabile. Sta partita è un winnabile, cacchio. Che miseria. Lo so, zi. Non potevo fare niente. Cioè, non è che dici, sai, hai una possibilità. No, non ho proprio possibilità contro questi matchmaking. Giochiamo, perché giochiamo. Però, raga, non è proprio fattibile. Non è proprio fattibile. Nei scorsi video ho fatto vedere pro versus noob, no? È una cazzata. Però è per farvi capire che tanto puoi essere pro noob, quello che ti pare. Comanda il matchmaking. In questo momento su Clash Royale, ancora di più del passato, con tutte ste carte, non c'è modo di poter fare un qualcosa, passatemi il termine, di divertente. Ok? Per esempio, questo che tira il mortaio in difesa, ti dovresti solamente vergognare della persona che sei. Santo Dio. Cioè, mortaio in difesa come prima carta, sei veramente un cacasotto. Cioè, sei veramente un cacasotto, santo Dio. Ma tanto se... ragazzi, non so che cosa fare. C'ho anche il deck girato notevolmente male, eh. Aie. Ma com'è? Mini pecca come se non ci fossero un domani. Bravo. Bravo, pescato questo. Ti dico la verità, mi sei piaciuto. Quello mi arriva morto. Ragazzi. Dai, mo ditemi che adesso è il momento dei mini pecca. Cioè, porco zio, da quando ho messo il gigante royale, pecca, mini pecca come se non ci fossero un domani. Uno la pazienza ce l'ha nel corpo, eh. Però, santo cielo, santo cielo, non credo di perderla sta partita. Cioè, non me voglio portare sfortuna, ma non credo di perderla. L'unico problema è che lui c'ha sto mortaio difensivo che ci si diverte tantissimo. Figa, c'ha pure la scintilla. Vabbè, va bene tutto, però forse comunque... anche un lallero troppo. Se posso dire la mia, eh. Meno male che l'opponent Cristo sbaglia, cioè. Ma povero me, io con tutto che penso di star giocando bene. Cioè, io credo che sto giocando bene. Figa, lui gioca meglio di me, è incredibile. Cerco di rubare qualche hit, raga, ma lo state vedendo da soli. È una roba... boh, impossibile. Ah, ho sbagliato qua, no? Catroia, ho sbagliato. Raga, io sto facendo il mio, ma... fidatevi, non è sufficiente. La cazzarola di scintilla. C'è sicuramente il metodo di sminchiarla, eh. 100%. Vediamo, ragazzi, io qualche magia sto cercando di farla, eh. Qualche piccolissima magia. Ok, qua siamo stati un pochettino fortunati. Un pochettino fortunati. Sapete che dovevo farlo prima questo? Vi dico la verità?
che secondo me l'opponent ha perso. Secondo me. Raga, rubata in una maniera incredibile. Ottimo l'overtime, ottimo aver giocato così. Lui ha fatto un paio di errori sul finale perché non è riuscito a gestire. Va bene, me lo accollo assolutamente. Però già un pochino meglio. Scintilla, lui la poteva giocare, a mio avviso, molto, molto, molto meglio. La cosa che qua mi ha aiutato tantissimo è il pescatore. A me mi sembra che comunque le truppe grandi siano diventate più grandi. Ed è giusto. Perché anche il gigante cobra mi sembra bello ciottino, bello grosso. Cioè, non male, non male, non male. Fenice. Che deck c'ha? Bombarolo buttato. Beh, mica tanto. Mortacci. Acci de Peppe. Però dato che l'opponent già ha tirato un botto di roba e ha tirato pure quello, ma come cazzo fammo a vincere qua? Cioè come fa? Ditemelo. L'ho danneggiato una caterba, regà, Regà, una caterba proprio. Non me lamento. Non me posso lamentare. Ma davvero non mi posso lamentare mai. Cioè in realtà attualmente sto giocando benissimo. Attualmente. Pure lui c'ha il pescatore. Io qua sti danni me li prendo ben volentieri. Splittiamo gli scaricuccioli e dobbiamo aspettare un attimo che lui faccia un'altra mossa forte, perché così non lo so. Bombarolo. Bombarolo ci sta, è un'ottima giocata. Io devo rispettare la sua giocata in questo momento. In realtà la fireball, sì, ok, però te sei torto un sacco di robetta da sotto le mani. Tanta, porca puttana, tantissima. Io qua, se sono bravo, incomincio a portarmi via un po' di robetta. Farei sicuramente di questo. Andrei ad abilitare. Butterei loro e facciamo fuori. Guarda che bei danni, guarda che bei danni, guarda che bei danni. Ok. Qui dobbiamo fare attenzione. L'abilità di quel coso non mi è assolutamente piaciuta. Anche chi se ne frega, cioè nel senso, però pensavo di averlo tirato meglio. Secondo me possiamo fare così. E io farei così. Fireball un po' pazzesca da parte dell'opponent. Bello, oh. Capito? Finché non sono deck che ti stracounterano, è piacevole giocare. Cioè non per forza uno deve vincere. Ovvio, se ogni tanto vinci, tanto di cappello. Però almeno non è una roba che, minchia, lui tira una carta e mi spacca il deck. Cioè almeno quello, regà. Almeno quello. Almeno quello. Dai. Secondo me, a mio avviso, ci sono troppe carte. Il biondo. E golem. La 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 la. Penso ai golem. Gestito male, ma è golem. Secondo me, io farei anche di questo. Minchia, quante streghe ha l'opponent. Se non erro mi spacca. Barile goblin, io personalmente non l'avrei mai tirato. Mai, 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 mai. Non è andata esattamente come auspicavo. Dico la verità, eh. Sì, qualche dannino l'abbiamo fatto, ma guarda quante ce ne siamo presi. Credi? Mamma mia, i danni, raga.
strega. E che gli faccio io a quella? Raga, devo subire fin quando un momento riusciremo a fare qualcosa di buono. Facciamo così. Dipende come andrà qua. Diciamo che ha fatto un super dash o sbaglio io? Ok. Ha fatto un super dash, ragazzi. Porca puttana. Cioè, praticamente mi ha distrutto qualsiasi cosa il biondo. Peccato perché c'eravamo. Peccato perché c'eravamo. Veramente, questa è veramente un peccato. Provo ad andare tutto, regà, all-in. Ci proviamo, ovviamente. Cazzo, se ittava era davvero incredibile, raga. La posso anche provare a rubare, ma devo girare frecce. Non credo, eh. Bello le golem centrale, dico la verità. Porco zio, ho distrutto la tastiera. Neanche a fa così. Bello le golem centrale. Il biondo, allora, ripeto, secondo me il biondo ha dashato un po' troppo. Cioè, capisco l'efficacia del biondo è il dashare. Però vi posso dire che mi è sembrato un attimo Goku Super Saiyan del 45esimo livello, che a un certo momento ha cominciato a far teletrasporto. Forse un po' troppo. Comunque, veramente di poco, a me la partita è piaciuta, quindi sono comunque soddisfatto. Ma io ti dico, io le frecce te le tiro. Non capisco, cazzo, perché fanno sti attacchi. Cioè, non li farei neanche io. Difesa un po' me, eh. Abbiamo fatto dei bei danni, però... Difesa un po' me. Di nuovo. Avevo detto di nuovo. Raga, lui se vince sta partita è palese che Clash Royale abbia tante cose da rivedere, eh. Vabbè. Secondo me ha senso. E lui ha la tronco, Cristo. La tronco, raga, la tronco per quanto riguarda il mio deck mi spezza. Non la usavano da un bel po' di tempo, la tronco. Tanto, raga, lui gioca sempre uguale. Devo fare per forza così, però aspetta, eh. Minchia, ha fatto un bel attacco qua. Devo giocarmela forse un pochino più safe. Perché lui cicla tantissimo. Quindi sicuramente ha anche il barile quello evoluto, no? Raga, allora, diciamo che lui è proprio uno stronzo. Quella prima era divertente, questa è impossibile. Vabbè, me la collo, che devo fa? Non è un problema. Cioè, io non ho proprio la possibilità di attaccare. Non so se voi... Cioè, penso che si veda, no? Non ho proprio possibilità di attaccare, raga. Cioè, anche se questi attacchi effettivamente sono molto belli, figa. Porca troia, l'opponent. Raga, ma chi cazzo è che si è incazzato così tanto con questo per fa... Se giocate qua. Porca troia. Porca quella, oh. Quelle, per carità, non le gioca male, eh.
Però è inwinnabile, purtroppo. Non è winnabile. Mamma mia, raga. Io ci sto a provare, eh. Tutti presenti. Però non è veramente possibile. Tanto io dirò questo. Esatto, non si fa. Lui ha due di quelle, raga, ve lo ricordo, eh. Esatto. Diciamo che non è che ha giocato male. Cioè, non posso dire che ha giocato male, raga, ma non è proprio fattibile con il mio deck. È bellissimo giocare così, è fantastico. Però, che cazzo vi devo dire? Non mi sta da tregua. Cioè, non mi sta dando tregua. Ok che sto sullo scalino, ok che forse sono un pochino alto, però minchia, ha tirato 585 veleno. Avrei perso anche con questo deck qua, Volevo provare un po' a scavallare oggi con voi. Sto gradino maledetto, non gliela faccio. Vabbè, ma stupido io che sto insistendo, Cioè, non è che è colpa di qualcuno. Stupido io. Non mi pare una grandissima giocata. Abbiate la pazienza che... questa grande giocata non è. Poi mi posso sbagliare. Mamma mia, ragazzi, è uno peggio dell'altro. Porca di una puttana. Questo c'ha tutto. Vabbè che sta sbagliando, meno male, va. Meno male che sta sbagliando l'opponente, ragazzi. L'opponente è in confusione totale, ve lo dico. Cioè, questo non ha più elisir. Cioè, questo è andato in cannone proprio, raga. Meglio per noi, ma no, ma non vincerà mai. Raga, ve lo posso garantire. Non vincerà mai. Ma sapete che significa mai, mai. Vedete che c'è? E che io mi voglio fare un attimo gli affari miei. Perché va bene che l'opponente non vince, però sti cazzi. Cioè, nel senso, calmi. Che l'attacco era troppo tirato, non andava bene. Guarda. Chi se ne frega? Non mi interessa. No, continua a non interessarmi. Che devo fare? Sbaglio? Io qua vado a ciclare tantissimo. Questo facciamo così. 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 Riesco secondo voi ad abilitare? No. Facciamo così, andiamo a pulire bene bene. Quella non è una buona giocata. E con tutto, raga, mi sta quasi a, buttare là. Incredibile. Però beh, incredibile. Vedi, sono sbagliati. Vedete che c'è. Devo fare un po' attenzione. Facciamo così. Facciamo. Tanto lui deve andare per forza tutto sulla torre là. Per forza. Lui la soddisfazione di non farmi fare l'altra torre, dice, io cacchio, la soddisfazione di farti fare l'altra torre non te la do. Ovviamente ci ha provato fino all'ultimo, ma ero abbastanza tranquillo, abbastanza confident di quello che stavamo facendo. Quindi con grande tranquillità ce la siamo portata a casa. Ce la siamo portata a casa sperando che questo qui non abbia lo stregone. Non sono convinto della Nihil qua dentro, o almeno in questo momento, se sia buono o meno. Ci provo, Ci provo, ce l'abbiamo, ci proviamo. Perché purtroppo l'estrattore, regà, è una carta che è stata nerfata. Cimitero, no?
Cimitero e veleno. Oh, regà, non ho fatto in tempo a dirvi quello che c'aveva l'opponent. Cimitero e veleno, regà. La cosa è ciclo più veloce io o cicla più veloce lui? Perché se riesco a ciclare più velocemente di lui, però devo andare a sinistra, raga. Se vado a destra gli do un valore fuori di testa. Fuori di testa. Facciamo sicuramente così. Sicuramente facciamo questo. Sicuramente facciamo questo. Andiamo a fare così. Andiamo a fare così. Mamma mia, non so se lui sta ancora giocando, ma io ho una quantità di roba veramente spaventosa. L'opponente ha capito che sono più forte. Non c'è niente da fare. Quando è così diventa un GG incredibile. Quando è così diventa un GG incredibile, perché l'opponent non può fare più niente. E questo, raga, mi poteva fare male, eh. Cioè non era... cioè io non sono counter 100-0. Lui mi poteva fare tanto, 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 tanto male. Raga, principino, veleno, tronco. Raga, poteva veramente spaccarmi. Non vedi bel... vedi col codice creatore Ciccio Gamer 89 e voi in metà diretta. Quanto esce il biondo? Raga, non mi chiedete trucchi, per favore. Non chiedetemi trucchi, non chiedetemi perché so le cose in anticipo. Io so solo che chi mette il codice creatore Ciccio Gamer 89... non ve posso di altro, va. Vi voglio bene! Ciao!